Finanza.com e con Andrea Caraceni, amministratore delegato di ICFSIM. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Oggi a Milano avete presentato il lancio di una nuova iniziativa nel risparmio gestito, dopo quella nel mercato primario, nel investment banking e nella fiduciaria. Di che cosa si tratta? Si tratta di una SICAV. L'idea fondamentale della SICAV è quella di aggiungere nuova clientela alla clientela tradizionale di CFO. Quindi l'idea di raggiungere nuovi family office a cui offrire il comparto di SICAV come scatola di investimento per la loro clientela, l'idea di raggiungere la clientela istituzionale per vendere i nostri prodotti, quindi semplicemente la nostra capacità gestoria per i loro prodotti, per i loro clienti, oppure per fare anche per loro dei comparti su misura. E la terza gamba invece è quella di andare a distribuire la SICAV, naturalmente non direttamente, ma per il tramite dei partner che via via commerciali che stiamo già contattando e che ci stiamo creando sulla clientela retail. La SICAV è già distribuibile in Italia, in Svizzera e in Lussemburgo per la clientela retail. La clientela istituzionale naturalmente invece può comprarla ovunque nel mondo. Come è strutturata l'offerta di investimento di questa SICAV? Da quanti comparti è composta? La SICAV è composta oggi, già adesso, da 7 comparti che sono quelli gestiti da Banca Zarattini. La SICAV nasce dalla partnership fra la CFO SIM e la Banca Zarattini che è in Svizzera. I 7 comparti della Banca Zarattini sono, c'è un global macro, c'è un flessibile, c'è un long only equity, c'è un inflation linked, quindi obbligazionario, quindi ha una gamma abbastanza completa. A questi comparti si aggiungeranno da subito i 2 comparti gestiti dalla CFO SIM, che sono dei 2 long short equity, uno America 38 e l'altro Europa 38. L'Europa 38 investirà nei 38 migliori titoli nell'ambito dell'indice Standard & Poor, l'Europa Eurostock 600, e invece l'America investirà nei 38 migliori titoli secondo il nostro modello gestorio, un modello assolutamente quasi tutto al 90% quantitativo, c'è solo discrezionalità nella scelta del momento in quale comprare il titolo, nei 38 migliori titoli nell'ambito dell'indice Standard & Poor. Essendo long short, naturalmente l'investimento potrà essere coperto vendendo l'indice futures di riferimento o Eurostock o Standard & Poor, o eventualmente addirittura può anche andare short, nel caso dell'America anche short di divisa. Andrea, ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.